Chiama la chiesetta della Cunicella, l'area circostante, c'è la segnaletica, Monte Salviano, Luca de Marzi, e qui abbiamo anche il parco gioco. Soffermiamoci un buon attimo qua. Benvenuti alla Cunicella, gruppo alpino di Luca de Marzi. Ecco il parco giochi. Vedete, è bellissimo. Lì hanno fatto, vedete, per riposarsi. Vediamo un po' qua. Buongiorno. Scusa un attimo, ma stamattina non c'è salita da là sotto? Da Luca de Marzi? Ah, no, scusa. Scusa. No, no, scusa. Allora, qua ci troviamo sempre alla Cunicella, guardiamo un po' il gruppo alpino di Luca de Marzi. Il gruppo alpino di Luca de Marzi, al caporale maggiore Paolo Panella e caporale Francesco Amadoro, medaglia d'argento 1921-1942. Vediamo un po' qua in loro, che bella sta chiesa. Città alpina. Qua è tanto bella qua. Questo è il campanile, perché può essere campanile. Allora, buongiorno, buona passeggiata. Allora, andiamo di qua. Vediamo lo stesso da questa parte. Sì, bellissima. Questa chiesetta, veramente bella. Vediamo anche di qua. La parte posteriore. Un magnifico palcoscenico, sì, vediamo, bella, eh? Ci sono tutti con porta, qui c'è anche chi vuole fare l'arrosto, il braciere, vedete, cammina, c'è il legno, tutto pronto. Guardiamo l'area circostante, guarda che meraviglia, eh? Monte Velino. Giriamo, giriamo, giriamo. Quello è il Monte Giriparco. Qua ci sono montagne di Capistrello. Andiamo, queste sono tutte montagne di Luca de Marzi. Vabbè, a me mi interessa per adesso continuare a visitare la chiesetta della Cunicella. Beh, abbastanza grande. Occhio, questi saranno 8 metri. 8 per l'intero fronte, qui va, sì, per 10 metri, per 10 metri, bellissime. Allora, guardiamo da questa parte, e vediamo il tetto, vedete il tetto? Tutta opera degli alpini del comune di Luca de Marzi. Fammi rimpiccolire un po', ci sono la cappa per il cammino, 1. Due, no, due. Là c'è il campanile. Qui c'è? Qui c'è la segnaletica. Dove conduce questa segnaletica? Ah, Pratosando, ore 2, Montebello, ore 3, Monte Alto, ore 5. Guardiamo da questa prospettiva. Bellissima la chiesa, la Cunicella. Ecco qui, avviciniamoci. Adesso, vabbè, la prossima volta la descrivo meglio con la chiesa della Cunicella 407. Fammi rimpiccolire, sì. Avviciniamoci qui. Qui c'è un'altra opera d'arte. Vedi? Vediamo chi l'ha realizzata. Fammi ingrandire un po'. Cammino 2014 all'accoglienza, in memoria della solidarietà profusa dalle nostre popolazioni nel periodo settembre 1943-giugno 1944. Opera ideata da Pompeo Angelucci, realizzata dalla classe quinta A, vabbè, 2013-2014, del liceo artistico Vincenzo
Bellisario di Avezzano. Ringraziamo l'opera, chi ha ideato quell'opera, Pompeo Angelucci, e soprattutto gli studenti del liceo artistico Vincenzo Bellisario di Avezzano. Bellissima quest'opera. Soffermiamoci e ammiriamo l'opera. Bella. Abbiamo la parte posteriore di lato, sì. La Cunicella o Col Croce. Si prende la strada dal montagna che parte dalla chiesa Santa Maria della Grazia, poi si prosegue lungo la strada ferrata che porta alla piccola chiesetta. Chiesetta, questa era la chiesetta e il rifugio della Trinità. Poi si attraversa tutte le colline. E questa chiesetta l'hanno costruita nel secolo XIX. La Cunicella è stata recentemente restaurata dalla locale sezione alpina del Comune dei Marzi e conserva un affresco della Trinità. La funzione di questa chiesetta era quella di luogo di sosta durante il pellegrinaggio della popolazione, sia a primavera, provenendo da Luca di Marzia, tra Sacco e altri paesi, verso il santuario laziale della Santissima Trinità di Valle Pietra. In età post-rinascimentale, il luogo più alto dell'area era contrassegnato da una croce di legno che segnava il termine della Via Crucis, il più importante del paese. Infatti, la strada che da Luca portava al capistrello della Via Crucis, nel 700 era chiamata Via Croce. In passato, l'area sotto la chiesetta, ora Piano del Termine, sì, infatti Piano del Termine sta lì sotto, adesso vi conduco là sotto. Piano del Termine, sì, infatti qua, la cosa è tutta ben assata. Quindi la parte sotto la Cunicella, nel 700 era chiamata Via Croce, in passato l'area sotto la chiesetta, ora Piano del Termine, era chiamata Spinazzola, mentre la valle che si mette a Capistrello, cosiddetta come in età alta medievale, la Valle Fredda. Sullo stesso colle, dove sorge la chiesetta ora degli Alpini, hanno organizzato una bella area attrezzata, ecco qua l'area attrezzata, mantenuta dalle loro cure amorevoli, in cui alcuni momenti dell'anno, quindi, si organizzano feste popolari e si possono fare pranzi all'aperto. Adesso vi conduco là verso sotto al piano Spinazzola, il piano Spinazzola qua sotto, e andiamo al laghetto di Capistrello. Facciamo una bella passeggiata, sarà circa 1 chilometro.